Buonasera a tutti, è praticamente il giorno dopo, la sera dopo di quel pezzettino che avete visto. Allora, buonasera a tutti piccini e piccine, anzi make-upini e make-upine. Sono qui oggi per il vlog, grande intuizione. Mi sto preparando, sono in studio praticamente, come potete notare, e mi sto preparando per un video, che è il video tag Christmas Essential, tag, che è un tag bellissimo, che è proprio, adesso si parte con una sfilza di video natalizi, ve lo dico, preparatevi, che adesso sono tutte lucini, spreluccichi, rosso, tutte queste cose qua. Vado a bagnare la mia blender, quindi ragazzi, ve lo dico, mettetevi psicologicamente preparati, che saranno tutti video a tema natalizio bellissimi, perché io proprio ho deciso proprio di fare una ventata d'aria natalosa, natalizia, ecco natalizia, ci sta natalizia perché ho dovuto di natalosa, vabbè, natalizia sul canale, volevo proprio una ventata d'aria fresca, d'aria nuova, cioè bellissimo. E poi innanzitutto inauguro la nuova mia, il mio nuovo modo di fare video, con tante nuove cose, novità, luci, proprio in maniera professionale, nel senso in maniera tecnica, cioè del video. Domani pomeriggio vado a fare le sopracciglia e domani arriva la Dreamy di Nabla. Adesso io ragazzi non mi perdo in chiacchiere perché non devo farvi vedere nient'altro e mi trucco per il video. Ci vediamo dopo con a make-up finito. Ragazzi, mi sono appunto acconciato per il video. Adesso sto praticamente provando un po' di tecniche per la buona riuscita e la ripresa del video. Vedete, ho luci dietro, avanti, dappertutto. Ah, mi devo mettere gli occhiali perché da lontano non vedo, perché non ho messo le lenti oggi. Wow, così sarebbe super figo, perché ho il monitor del PC lì che mi riflette, tipo così. Ciao a tutti, sarebbe bellissimo, poi con la mia maglia super cute. Ragazzi, ho finito di registrare il video Christmas Tech. Adesso io tolgo, mamma, non mi sentivo più gli occhi, più niente, perché ho finalmente finito di registrare il video col mio bordello. Ho finalmente finito di registrare il video. È stato un video veramente che mi è piaciuto tantissimo registrare. Mi sono divertito un botto, mi cambio la maglietta e torno e mi tolgo anche il choker. A posto, mamma mia, proprio. Adesso devo anche uscire, quindi mi devo struccare, perché potrei anche uscire con questo make-up, però ragazzi è proprio troppo, poi a Natale che devo dare il meglio di me quando dura. Quindi adesso, dopo rientro in studio, perché dopo rientro, insomma, dai, dopo rientro. E questo video lo vedrete nello stesso giorno che è uscito questo, quindi questo video, questo qua è uscito stamattina, il video lo vedrete oggi pomeriggio per voi. Prendiamo il diario a Samu. Devo riempire assolutamente questo vlog perché è vuoto. Prima ci sono io che parlo ieri e basta, nient'altro. Tiè. Mamma e Samu fanno ancora i compiti. Io sto andando in bagno, ragazzi, vado in quale bagno vado? No, vado in questo. Perché mi devo togliere il rossetto. Non il rossetto, il, diciamo il cosino qua. Che si chiama? Il rose, gloss, come si chiama? Utilizzato per questo video un rossetto, ve lo faccio vedere dopo quando mi strucco. È un rossetto praticamente, ragazzi, anzi ve lo faccio vedere adesso perché poi mi scordo. È proprio, come si dice? È proprio sicuro. Dopo devo anche mettere a caricare il video, editarlo. Madonna che casino, che puzza qui dentro quando c'è quel faro che accendo per gli sfondi. Ho utilizzato di questa linea di L'Oreal qua, solamente che non ho, ah eccolo, il rosso, questo qua. Vi ho fatto anche un video, non ve l'ho fatto, comunque non mi ricordo se vi ho fatto o non vi ho fatto il video. Se vi interessa il video di questo fatemelo sapere, se non l'ho fatto, ma non credo. Non credo di averlo fatto. Comunque sono carini, però avete visto che così vanno via. Quindi stasera usciamo, andiamo a vedere i falò. Praticamente sono quei grandi focolai
Ecco, li chiamano falò, penso che li fanno anche da voi. Comunque, togliamo le falsies. Ah, ma il make-up come cambia? Cioè, quasi non tanto. Cioè, sì, cambia. Quindi, togliamo le falsies. Comunque, vi stavo dicendo, ragazzi, le chiamo falsies perché sono false. Sono false, false. Ecco, ho fatto anche qualche fotina carina oggi. Mi sembra che la pubblico su Instagram quando le passo. Adesso, raga, mi strucco. Questa sarebbe una postazione perfetta per i video, perché c'è una luce pazzesca. Adesso mi strucco. Anche però se spengo questa non c'è una luce del merda. Ecco. Adesso mi strucco, ragazzi, dicevo, e poi ci vediamo dopo. Mi sono struccato, ragazzi. Ho messo anche la mia crema e il mio contorno occhi di Kiehl's, buonissimo. Adesso vado a riporre le ciglia finte a posto. Poi mi dirigo verso la mia stanza, il mio armadio, per vestirmi. Mi vesto, metto qualcosa, un jeans e una maglia, così il giubbotto, tanto fai la che andando solo a vedere i falò in centro. E poi basta, ragazzi. Quanto voi lo vedete dal vivo? Ma voi immaginate come sono io dal vivo? Cioè, cute, cute, cioè, sono tenero. Ok, ragazzi, sono pronto. Sto andando a caricare il video, praticamente, alcuni video. Li metto già e poi li ripubblico quando... quando il giorno di pubblicazione, insomma, dei video. E sto mangiando latte e biscotti alle 20:30 di sera, quindi va molto bene il tutto. Guardate quante luci, guardate le luci, ragazzi, quante, guardate che carini, so belle le luci. Ragazzi, siamo qua a un bar, praticamente, potete vedere dal nostro sfondo del caffè, siamo appunto qua, vedete, perché sono fermati e poi andremo a vedere i falò. Vediamo, perché non ho già qua. Ah, Samu! È caldo. Tocca qua. No, io ho già qua, io ho. Sì, andiamo a vedere là. Ma in testa. Quella. Lì, vado avanti, è caduto. Ma fa avanti. Niente, sto facendo a 2 giorni, dicevo, ragazzi. È veramente molto freddo stamattina. Mi sono alzato adesso. Guardate, ancora c'è la tapparella abbassata. Qui, beh, è alzata, ma di poco. Sono le... Scusate, era arrivato mio padre che è andato a... che è venuto a prendere Samu, che va a scuola. Io sto pulendo gli occhiali a Samu, in modo tale che veda. Eccolo! Vedi se... Ok, siamo andato a scuola, è andato via. E oggi arriva la Dreamy, perché me l'hanno detto, ho chiamato ieri, me l'hanno detto. Madonna, qui c'è la pizza davanti a me, solo che alle, che ora è? 7:50 di mattina, alle 8:10. Non è che faccio proprio bene, cioè fa bene, figurati, però non mi va, però è buona la pizza, è buona. Oggi è lunedì 13 dicembre, ragazzi. Vi faccio vedere, ecco la pizza. La prendiamo ieri sera quando tornammo dal centro. Mi hanno detto che si dice dal centro, no, dal centro. Il tempo è questo. Anzi, questo.
non so come farvelo vedere. Ecco, stiamo già organizzando le feste di Natale dove passarle. Tipo da mia zia. Madonna, mi duole una gamba, ragazzi, qua. Avrò dormito tipo male stanotte. Vabbè. Comunque, alziamo la tapparels. L'albero lo accendo. Un po'. La mia è una tapparella elettrica. Ci sono tutte elettriche tranne quella dello studio e quella della mia cameretta. Della nostra cameretta. Beh, non è che è cambiato tanto da altra tapparella, no? Lo tenete sempre luci accese. È il tempo andare a entrare con cosa cenere. No, beh, dai, lo lasciamo fuori. È questo il tempo. Cioè, alle 8 è ancora buio, siamo alle 5 di pomeriggio. È una cosa stranissima. Ti immagini che cade l'iPad giù? Proprio fa così. Oddio. Meglio di no, meglio che ce ne andiamo. E io adesso, ragazzi, mi metto qui sul divano e mi vedo Forum. Beh, scusatemi, c'è chi la mattina si vede qualcosa, chi la mattina si vede. Io mi vedo Forum la mattina. Che devo fare, ragazzi? Mi vedo Forum, la replica di ieri, che non l'ho vista. Perché mi piace tantissimo le cause, il tribunale, quelle cose. Quelle cose. Adesso mi accendo il mio alberello di Natale. Per forza. Acceso. Acceso. Quindi. Spegniamo anche la luce in cucina. Mi si è attaccato lo slime. Maledizione. Guardate, te caruzzo. Ragazzi, io voglio sapere perché non commentate i miei video. Cioè, io voglio la community attiva. Quindi andate un po' e commentateli, eh. Cioè, perché se io faccio un video e ho solamente visualizzazioni, siete qualcuno che parla, è come se sono dal vivo, io parlo, ma persone solo che mi vedono e mi ascoltano. Che è una cosa buona, ok, ma non è il primo lavoro. Adesso, ragazzi, girerò un video più tardi su proverò insieme a voi un prodotto, una maschera. Sto richiamando il corriere, ragazzi, perché adesso praticamente devo vedere se oggi è la data di consegna del mio pacco. Ma oggi cos'è, martedì o mercoledì? Ah, oggi è martedì. No, io l'ho appuntamento all'estetista mercoledì, se non erro. Devo controllare su WhatsApp. E la cosa che faccio è lasciare il telefono aperto e sento praticamente se mi risponde l'operatrice. No, oggi è martedì. Cioè, oggi è mercoledì. Quindi oggi ho l'appuntamento dall'estetista per le sopracciglia. Adesso mi accomodo qua un po' con la sedia e aspetto che mi rispondano. Prendo una sedia, la porto in corridoio. Flappi, cosa c'hai? Fame, adesso devo da mangiare. Carini. Ho fatto il sondaggio, ragazzi, se preferite che il video esca stamattina alle 10, uscirà stamattina alle 10, oggi è alle 14, sta vincendo. Non pensavo che avesse risposto. Sta vincendo alle 14, quindi ve lo pubblico alle 14 oggi. Ebbene sì. Ragazzi, ho parlato con un'operatrice, mi ha detto che è in consegna oggi, perché gli ho dato il numero di telefono, via di casa, mi ha detto che consegna oggi. Adesso però mi ha detto, aspetta, vedo una cosa, però vedo... Tu. Beh, e quindi adesso sto richiamando, cioè a me mi sta venendo veramente l'arteriosclerosi. Ecco, quindi, è veramente una cosa pazzesca questa. Perché questa palette nabla si sta facendo veramente troppo desiderare per i miei gusti. Basta. Però non posso fare il video con questi capelli, eh. Cioè, oggi non devo lavare, però non mi lavo stamattina, ma... Cioè... Farò vedere bella malata, si alza, truccata. In consegna nel pomeriggio.
Perfetto ragazzi, ho parlato adesso con un'altra e mi ha detto, adesso basta chiamare perché ormai ho parlato con questa qui, mi ha schiarito le idee, mi ha detto che appunto la spedizione è stata affidata a un autista, quindi a un corriere, a un tipo, a un ragazzo, ecco, che io conosco un ragazzo di GLS, solamente che non ho il numero di telefono, altrimenti lo chiamerei per dire di venire dopo le 14, perché ragazzi... Ho l'estetista, come vi dicevo, appunto, alle 14. C'è mio padre qui. Alle 14 meno un quarto l'estetista. E alle 14 c'è mio padre. Non vorrei che in quel quarto d'ora arrivi. Penso che poi ripassi, diamine. Adesso, come dico sempre, dice sempre Mr. Kevin, divento operativo. Ma quanto è bello! Quanto è bello questo coniglietto! Divento operativo, dicevo. Scusate, una piccola parentesi. E quanto è bello il Natale, bellissimo. E vorrei capire come aggiungere una musichina ai vlog. Guardate, schiaccio. Ai vlog. My vlog, sì. Ai video, quindi. Dovrei fare una videochiamata con Martina, la ragazza con cui faccio il video. Nel video di oggi dovrò provare la maschera all'aloe. Equilibra. La maschera al risciacquo. Dalla texture fresca che rende la pelle del viso pulita, luminosa e compatta grazie all'azione degli ingredienti. Comunque vi leggerò tutto nel video che sto a leggere qua. Adesso sono qua al PC. Perché? Ma poi alla fine ho fatto colazione con la pizza oggi, Perché ragazzi vi dicevo che praticamente ho fatto un video e voglio mettere la musica. Quindi spero non sia vista la mia password. Quindi adesso metto una musica in sottofondo al video. Ecco Martina su WhatsApp. Cosa c'è? Niente, Martina non può fare videochiamata perché non può scaricare l'applicazione delle videochiamate. Ecco quando non avete un iPhone. Ecco cosa succede quando non avete un iPhone. Anzi, voi mandiamo una nota audio a Martina. Vedi Marti cosa succede quando non avete un iPhone? Io ancora per poco ho questo. Però... Compri un iPhone, se vuoi ti spedisco il mio. Sto scherzando, perché nell'iPhone comunque c'è FaceTime, che è comodo, capito? Quindi niente raghi, avete visto, ieri siamo usciti, siamo andati in centro perché ieri era Santa Lucia e sto facendo un falò perché penso che Santa Lucia, almeno un detto così, fu bruciata, le furono tolti gli occhi, almeno così ho visto ragazzi. Quindi è appunto, non so cosa dire. Io invece sto pubblicando un video sui capelli, prodotti per far allungare i capelli, ed esce oggi alle 2:30. Ragazzi, andate a vedere il video di Martina sui capelli, si chiama Delicious Cars, ecco, Delicious Cars, che è la ragazza con cui ho fatto i preferiti in collaborazione. Andate a guardare e adesso vi diciamo a Martina. Marti, ho detto ai miei fan, ai miei follower, di andarti a guardare, di andare a guardare il tuo video. Ovviamente questo qui uscirà un po' con un po' di ritardo, ma lo andranno a guardare comunque. Quindi, grazie per aver salutato nel video. Cos'era quel gesto così? Comunque, un bacino Marti. Sto facendo un po' di modifiche al video. Utilizza modello, importa video, aggiunge elemento, risparmia il tuo tempo ed esegui l'editing. Davvero professionista, utilizza modello. Ok, avanti. No, vabbè, questa cosa mi sta gasando troppo. Aggiungi elementi alla... Beh, da qualche giorno in uno studio di forum si sta parlando di tradimenti, appunto. Io sono dell'opinione che il tradimento non va perdonato e non si perdona. Per me il tradimento non si perdona, è poco discutibile questo fatto, perché penso che se una persona lo fa una volta, lo può fare più volte. Poi ovviamente dipende, caso a caso, cioè dipende proprio da appunto le situazioni, adesso beh, le dinamiche che si vengono a creare, però penso che il tradimento non vada perdonato per il semplice fatto che se una persona te lo fa una volta, te lo fa più volte. E se la vittima, diciamo, del tradimento, il tradito, ci sarebbero altri termini per chiamare queste persone, ma non vanno detti in questo contesto. Se il tradito, appunto, ovviamente rinfaccia, se te lo rinfaccia una volta, te lo rinfaccerà tra 10, 20 e 30 anni. Quindi per me il tradimento non va perdonato per niente.
ci sono persone che perdonano, che lo conosco tranquillamente, ma c'è sempre, non lo so, secondo me è giusto per una, se uno perdona non è perché ama, penso che per un affezionamento, quindi il tradimento non va perdonato per niente. Ragazzuoli, madonna, con queste qui, non, con queste luci qui non vedete niente praticamente. Sto girando un video per voi, infatti qui c'è la mia amica telecamera, come potete vedere tutto, meglio che mi metto così, scusatemi. E niente ragazzi, quindi vedete, questo pezzo è un altro pezzo e 3000 pezzi, quindi scusate ancora. E niente, quindi sto facendo il video della maschera che voi vedrete sicuramente prossimamente sul canale, quindi un bacione. Ci vediamo dopo ragazzi durante il corso della serata e vi devo dire una cosa top, mi è arrivata la Dreamy di Nabla. Ragazzi, il video della maschera non è andato a buon fine, non ve lo pubblico neanche perché la maschera mi si è tutta una volta steccata e fissata sul viso, mi sono fatto un male atroce qui per spostarla, è diventata tipo farinosa, boh. Io adesso mi vado a risciacquare e registro un altro video, che ne so, un video di Natale, mi trucco e registro un video di Natale. Comunque ragazzi, nel frattempo la mia pelle è rinata, cioè questa maschera è ottima, solo che il problema è che non se ne viene, come dice, con le salviette. Vabbè, io non so come fare. Comunque adesso mi regolo se girare un video oppure no. Avevo praticamente fatto tutto, va bene, perché mando un messaggio a mia cugina perché vuole proprio uscire. Lo vedete? Da dove viene? Lo vedete? Che viene da Nabla. E guarda, cioè, mi hanno mandato una lettera. Cioè non che mi hanno mandato una lettera, mandano a tutti la lettera d'auguri. Questa. Però ve la faccio vedere dopo perché adesso devo mandare il messaggio a mia cugina. Quindi i compiti. Andiamo. Ho detto i compiti. Ora mi arrabbio, se no dovete fare i compiti immediatamente. È tardissimo. Che ore sono? Le 5 meno 20. Quanta pazienza ci vuole di bambini, quanta. Comunque, cosa è successo? Il mio telefono, eccolo. L'ho messo sul pacco Nabla perché sennò leggevate tutti i miei indirizzi. Quindi raghi, adesso mando un messaggio a mia cugina. Cioè non ci credo che la Dreamy è là, a casa mia, nel mio studio. Sì, giro il video perché mia cugina mi ha detto che non può. Quindi giro il video di là, tale quale giro. Posso girare il make up natalizio per le feste e poi più là giro quello per Capodanno. Raghi, ho finito ora praticamente di fare un video. Il make up mi piace tantissimo, tra l'altro. E vi ho praticamente raccontato di una cosa che volevo fare, che volevo raccontarvi da tanto. Non sapevo che video fare, adesso mi è venuto in mente un altro e sto per registrarlo il tempo che mi metto il rossetto. E praticamente vi ho raccontato un episodio che mi è successo, una cosa troppo imbarazzante che volevo dirvi anche stamattina nel vlog, però poi ho detto lasciamo stare. Va bene, io mi metto il mio rossetto liquido, ci vediamo dopo. C'è questo amico di Samuele, che si chiama Samuele, che mi sta facendo venire un nervoso, ma un nervoso. Potente. Bah. Comunque, madonna, la voglio vedere, la voglio vedere. Lo sto aprendo. Mamma mia, basta. Oh, fino. La voglio per Natale. Ho fatto il preciso per Natale.
Ora da un altro posto tutto, mi sta venendo uno sconforto che non avete manco l'idea. Avete sete? No. Venite là. Se non mettete a posto qui dentro, mi incavolo, eh. Forse non mi conoscete. Vedo chi arriva prima. Ora vi metto su YouTube, però lascio che dite. Piacerà sto cazzo. Cioè, ragazzi, ma è nudo secondo voi? Uè, è bella! Ma la mia lo scarica come non sei cosa. Sto rompendo. Ecco, ho scoperto. Venite qua! Qua. Che vuoi, fammi vedere? Ah, Gesù Santo del Carmine! L'acqua! Bevete quest'acqua e non rompete! Tieni, Samuele, vieni! Oh! Non lo so! Quel quadro che non cosa. Non ce n'è. C'è Samuele. Chiudo qui questi due giorni di vlog. Ma mi danno un grande bacio e ne inizierò subito un altro. Mi sta venendo l'arteriosclerosi.